Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione flash in diretta su di Lucca. In apertura la cronaca, la squadra mobile della questura di Lucca ha denunciato per i reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e di ingiurie una 38enne lucchese che dopo essersi separata dal marito, un coetaneo lucchese, ed essersi trasferita per lavoro nella zona di Arezzo, impediva all'uomo di vedere il proprio figlio nonostante il giudice gli avesse concesso di poterlo vedere a fine settimana alternati e un giorno aggiuntivo infrasettimanale. La donna, oltre a non presentarsi agli appuntamenti, non rispondeva al telefono e aveva perfino cambiato abitazione senza comunicare il nuovo indirizzo all'ex marito che ha quindi sporto querela in questura. E sempre la mobile ha denunciato per minacce un 51enne residente a San Concordio che al termine di un diverbio ha minacciato un'impiegata dei servizi sociali che si occupava della gestione delle sue visite al figlio avuto con l'ex moglie, verso cui l'uomo nel passato aveva palesato anche atteggiamenti aggressivi. A scaturire la rabbia del 51enne, alcune decisioni restrittive da parte dei servizi sociali, a suo dire troppo limitative dei suoi diritti di padre. E chiudiamo con la cronaca e parliamo di ambiente ed in particolare di tutela ambientale con il Comune di Lucca che annuncia obiettivo rifiuti zero entro il 2027. Andiamo quindi a sentire quali le misure che l'amministrazione Tambellini metterà in campo per raggiungere questo importante obiettivo. Il servizio. 13 il 65% e entro la fine del 2014 il 75% del livello di raccolta differenziata. Questi i primi due obiettivi che la Giunta Tambellini intende centrare per muovere i primi passi verso il traguardo più importante, quello dei rifiuti zero, entro il 2027. Come capannori anche Lucca punta quindi sulla tutela ambientale e, sbirciando l'operato del comune limitrofo, ha predisposto una serie di azioni, quali l'applicazione della TIA puntuale per far pagare al singolo cittadino la tassa di smaltimento in base all'effettivo quantitativo di rifiuti prodotti e l'installazione negli esercizi commerciali di attrezzature per la riduzione volumetrica degli imballaggi e per la vendita di prodotti alla spina, sia alimentari che per l'igiene della persona e della casa. Inoltre sarà incentivata l'introduzione del vuotarendere per i confezionamenti in vetro e sarà promosso l'uso di stoviglie in plastica biodegradabile nelle manifestazioni come sagre, eventi enogastronomici e in generale nelle attività di somministrazione. Entro la fine del prossimo anno, anche sul territorio del capoluogo, sarà poi realizzato un centro comunale per la riparazione e il riuso, dove beni durevoli ed imballaggi possano essere reimmessi nei cicli di utilizzo. Impegno del comune anche quello di intraprendere tutti gli sforzi possibili per minimizzare i flussi della frazione residua dei rifiuti, favorendo anche in ambito di programmazione provinciale la realizzazione di impianti a freddo, in grado di recuperare ancora materiali contenuti nei residui e in grado di orientare costanti iniziative volte a sostituire oggetti e beni non riciclabili. Infine, l'amministrazione di Palazzo Orsetti avvierà percorsi di collaborazione con Provincia Sistema Ambiente per la realizzazione di un impianto di compostaggio per il recupero della frazione organica e verde. E continuiamo a parlare di tutela ambientale. La pulizia della rete stradale come elemento di decoro urbano in biglietto da visita di Monte Carlo. Questi motivi di fondo del piano varato dall'amministrazione Fantozzi, che ogni lunedì dal 10 settembre all'8 di ottobre ha prodotto una serie di interventi mirati ad una raccolta sistematica dei rifiuti gettati o abbandonati lungo l'intera rete viaria del territorio comunale, affidando il compito alla squadra cantonieri dell'ente. Nel mirino di questa task force, bottiglie in plastica e vetro, pacchetti di sigarette, riviste e carta, sacchetti di rifiuti indifferenziati e qualche volta anche quelli della differenziata. Considerata la notevole quantità di rifiuti recuperati in questo mese di sperimentazione, il Comune ha deciso di persistere in questa pratica che diventa anche un monitoraggio compiuto e costante delle condizioni della rete stradale.
I costi minimi di sicurezza e le nuove sanzioni introdotte dalla Spending Review, questi gli argomenti oggetto del seminario promosso da FITA CNA per informare le imprese di autotrasporto della provincia di Lucca delle novità e degli effetti previsti dalla conversione in legge del decreto 6 luglio 2012 sulla revisione della spesa pubblica. Il seminario in programma sabato dalle ore 9 presso la sede provinciale di CNA in via Romana, anche il presidente regionale FITA CNA Franco Coppelli. E parliamo adesso di eventi, si rinnova l'appuntamento con la rassegna dedicata all'esplorazione dei diversi generi musicali, questioni di stile, organizzata dall'Associazione Artistico-Culturale Laboratorio Brunier in collaborazione con l'Associazione Cluster di Musica Contemporanea, il patrocinio di Comune e Provincia di Lucca e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte. Il ricco programma di concerti che si terranno in parte al Teatro Neri di Pontamoriano e in parte presso l'Auditorium di San Romano prende il via al Teatro Neri venerdì 12 alle ore 18 con Vocal Jazz Swing alle ore 21 con un quarto, per concludersi poi domenica 21 ottobre. Da segnalare l'appuntamento di venerdì 19 presso l'Auditorium San Romano con la doppia performance alle 18 e alle 21 in omaggio a John Cage nella giornata dedicata alla ricorrenza dei 100 anni della nascita del compositore. Ai concerti si abbinano presentazioni di CD e libri, mostre d'arte figurative e danza, performance ed itinerari archeologici. Si tratta quindi di un progetto di ampio respiro che rispecchia la molteplicità di interessi della cultura odierna. E adesso spazio allo sport con il basket femminile. Dopo la difficile vittoria contro Latina è tempo di turno infrasettimanale per i biancorossi dell'Arcantea che questa sera affronteranno al Palasassi Matera. La presentazione della gara nel servizio di Marco Baldocchi. I biancorossi dell'Arcantea già da stamattina si trovano a Matera per preparare al meglio il primo delicato turno intrasettimanale dei sette previsti. La formazione di Corcio Russo si presenta al Palasassi in testa alla classifica, seppur dopo sole due giornate, e col morale a mille. Infatti, dopo aver avuto la meglio su Latina, Barzanti e compagni sanno di poter mettere in difficoltà tutte le squadre del campionato. Difesa ferrea, la migliore del torneo, ed un Davide Parente, leader carismatico e termometro dell'attacco biancorosso, sono state le chiavi per raggiungere quota 4, ma l'ambiente sa che per uscire col bottino pieno in terra lucana ci vorrà l'apporto di tutti, e Russo ha già in mente come riuscire a cancellare il 2 su 14 dalla lunga distanza di domenica. Matera dal canto suo, dopo aver ben impressionato nella gara di esordio, è stata sconfitta sul parquet di Bari di fronte a 3.000 persone, sconfitta che però non ridimensiona le aspettative del club, indicato come uno dei più forti della divisione nazionale A. Materani che si presentano con un roster che ha dei 5 over i giocatori più temibili. Si dovranno tenere d'occhio Andrea Vitale alla piccola con buona mano da 3 punti, Cristiano Grappasonni che nonostante le 40 candeline spente giugno scorso garantisce punti, fisicità ed esperienza, e Massimo Rezzano alla grande di 205 cm, pericoloso perché è capace di giocare sia dentro l'area ma soprattutto da dietro l'arco dei 3 punti. Nel complesso un impegno difficile dopo lo sforzo fisico di domenica, ma il coach non accetta attenuanti. Tutto il campionato sarà duro, ma siamo ben preparati per ripeterci anche a Matera. E per questa edizione Flash è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su Di Lucca per questa sera come sempre alle 19. Grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata.